Cari amici di Marcos Box, ben ritrovati in questa puntata infrasettimanale di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source, puntata dedicata a commentare con voi il rilascio di Ubuntu 13.10 e di tutte le sue derivate ufficiali. La scorsa settimana, appunto, c'è stato il rilascio di Ubuntu 13.10, è passato qualche giorno, però si può già fare un bilancio di quello che è stato questo rilascio. A parer mio, non è un rilascio entusiasmante. Vuoi perché le novità che erano state promesse non sono state introdotte? Vuoi perché molti utenti stanno continuando a segnalare bug in una maniera assurda e forse nata, bug dei più strani. Ci sono problemi con le funzionalità. Ad esempio, su Ubuntu è stata rilasciata senza l'indicatore sonoro, nel senso che non funzionava, non è stata messa in mainstream prima del rilascio una soluzione a questo bug. Non so se credo che non è stata nemmeno corretto in questi giorni. C'è una soluzione temporanea che potete seguire nella mia guida post installazione. Ubuntu ha crash su crash, proprio ieri. Mi è capitato un bug assurdo, cioè all'improvviso mi sono avviato nella sessione. A un certo punto cercavo l'ora, dicevo cazzo, sono stato a finire. Mancava l'indicatore dell'ora, non so perché era sparito dalla sessione, non si era avviato. Ho dovuto riavviare due volte per poter far ricomparire l'indicatore dell'ora. Bug strani, bug come quelli segnalati da altri miei amici su Google Plus, sessioni che non si avviano. All'avvio, errori su errori segnalati da Apport, crash dello stesso segnalatore di errori quando si fa segnalare errore. Ieri mi sono capitati un paio di freeze di Firefox che per 4-5 volte non si è voluto aprire, non, insomma, meglio, si apriva, si crashava, apriva e crashava, apriva e crashava. Era diventato un continuo crash. Sulla pagina di google.it, cioè, quindi non erano pagine pesanti, pagine strane che facevano crashare. C'era qualche cosa, qualche malcompilazione dei pacchetti, qualche cosa di strano, penso. Credo. Che dire, Marco ha provato Marco Persi ha provato Ubuntu 13.10 nella versione GNOME. Ieri ha provato a installare la flashback, fallback, come cavolo si chiama la sessione particolare. Tra parentesi, io ho anche detto, io non l'ho scritto apposta nella guida post installazione come installarla, perché avevo già sperimentato in prima persona il bug, ecco perché non l'avevo consigliata. E lui si è ritrovato con il desktop praticamente bloccato, non poteva più fare niente. Ha cercato di ripristinare, l'ha ripristinato, questa mattina stava avendo errori in continuazione, ieri sera ha avuto degli errori anche stranissimi in Python, non so perché gli sono spuntati questi errori. Stamattina appunto ho postato un altro screenshot di altri errori che appaiono su questa distro. Dare la colpa a GNOME? Non lo so, penso che alla fine sono bug che non si presentano sulle altre distro, come segnalato da Marco Persi. Marco ha già provato ad esempio le versioni in sviluppo di Fedora, ha provato la versione in sviluppo di OpenSUSE e lì non ci sono questi bug, quindi qualcosa c'è insito nella distro. Come vi dicevo, poi c'è un bug che a me dà molto fastidio perché io utilizzo come lettori feed reader dei lettori offline, cioè non utilizzo servizi web, utilizzo Liferea quando mi trovo su NBND GTK. Liferea su Ubuntu funziona solamente, cioè è integrato solamente su Ubuntu 13.10. Perché? Perché viene compilato con delle patch che consentono di integrare Liferea all'interno degli indicatori di Ubuntu 13.10, con il risultato che se lo provate ad installare su un altro desktop, su Ubuntu, Ubuntu o Ubuntu GNOME, anzi, scusate, vi ritrovate senza indicatore, l'indicatore di stato di Liferea. Quindi se andate a minimizzare il socchiuto, vi sparisce perché poi rimane minimizzato. È un bug fastidioso che evidentemente non vogliono correggere, perché era presente anche sul rilascio precedente, sugli altri. Infatti, nelle mie guide post installazione segnalo sempre la presenza di PPA alternativi che contengono le versioni vanilla di Liferea, che ovviano, cioè eliminano questo problema appunto su altri desktop. Vabbè, comunque, dicevo, bug qua e là, bug segnalati ovunque.
mi arrivano segnalazioni da parte degli utenti su Facebook, su Google Plus. Molto pagata, sì, è vero, come si sa, le release intermedie tra le LTS sono delle release contenenti bug, però un livello di bug così alto che cioè c'è stato un peggioramento rispetto alla 13.04, se guardate un po'. Sì, è vero, sono i primi giorni, ma comunque appunto io a memoria personale non mi ricordavo così tanti problemi su una release subito dopo la prima settimana, cioè nella prima settimana. Sì, qualche buggettino qua e là, qualche crash di qualche applicazione, ma non. Sì, è vero che c'è stato anche un aumento delle velocità all'interno di Unity, però Unity, come sappiamo, questa è l'ultima versione che sfrutta Compiz. In teoria, la prossima rilascio sarà basato su Qt. Avete visto per caso una versione installabile funzionante di Unity 8 con il Qt, a parte quella cosa scimmio che scimmiotta l'ambiente smartphone, quella cosa lì, che il pacchetto che si può installare, non si è visto, non è stato pervenuto nella 13.10. Non so se nella 14.04 come faranno a inserire tutta questa roba, perché si parlava di Mir, si parlava di Unity 8 con il Qt. No, vedremo che cosa sarà nel prossimo rilascio. Essendo una LTS, dovranno correggere e stabilizzare molta roba. E se introdurranno la versione di Unity 8, dovranno sperimentarla pesantemente adesso, perché non puoi arrivare fra 6 mesi a introdurre in una LTS una versione non funzionante di non perfettamente funzionante di Unity. Le derivate, appunto, ho detto, c'è stato il problema con Xubuntu, con l'indicatore sonoro, che non è stato introdotto prima del rilascio finale. Questa è sempre una cosa che non mi è piaciuta. Si può dire che le uniche due derivate esenti da problemi sino ad ora sono Ubuntu e Kubuntu. Credo però, sì, i team sono dei team molto, molto indipendenti e molto capaci, però è anche merito, secondo me, nella fattispecie per Kubuntu, è anche merito del team di KDE. Che se ne dica, qualsiasi distribuzione che utilizzi KDE, i meriti di velocità e stabilità sono da ricondursi principalmente a KDE, che KDE, come ben sapete, negli ultimi rilasci ha avuto boost prestazionali, stabilità, velocità e quant'altro, quindi sta diventando un ambiente sempre più rock solid. Che dire più? Vabbè. Ah, non ditemi che io sono una piccola parentesi. Sono stato criticato come un perché gli ho detto: tu non utilizzi Unity, sei un detrattore di Unity. Lo faccio vedere. Oh, si vede, aia. Ecco, Inception. Quello che cos'è? Appunto, è appunto Ubuntu 13.10 con Unity. Io lo utilizzo, non è che non lo utilizzo. Sì, la mia distro preferita è Kubuntu, ma comunque utilizzo anche Ubuntu perché faccio mi alterno con le distribuzioni con le distribuzioni sia all'interno del mondo Canonical che anche fuori, con Fedora e OpenSUSE e Manjaro principalmente, che sono le tre distro che sto seguendo di più in questo periodo. Appunto, li utilizzo così come mi viene, poi per seguirne gli sviluppi, poi per poter fare dei raffronti tra le varie distro principali pre-impacchettate. Ecco perché non utilizzo Arca, uno dei motivi perché non utilizzo Arca, a parte il fatto che non ho voglia di stare a seguirne, a sfasciare in automatico ogni aggiornamento se non sono attento. Non picchiare i miei arcieri, mi raccomando. E niente, questo credo che sia tutto. La parola quindi a voi lettori, commentate qui, commentate sul blog, perché scriverò un post collegato. Commentate magari con un video di risposta. Fatemi sapere la vostra opinione su questo rilascio di Ubuntu. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se fatemi sapere che cosa non vi è piaciuto. Appunto, discutiamone assieme.
Un saluto, lunga vita e prosperità a tutti quanti e appuntamento a questo sabato, sperando che questa settimana arrivino i due articoli che mi erano stati promessi. Sto parlando con voi, lo sapete bene. Appunto, i due articoli che mi erano stati promessi, quindi due grandi articoli che mi erano stati promessi. E quindi sperando appunto che sabato possiamo discutere assieme di questi due articoli nel consueto riassunto settimanale. Di nuovo, lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!